crescita lenta ma non recessione. Che il quadro sia complesso, stretto com'è tra i contraccolpi dei grandi shock finanziari del 2007 e un 2008 dominato dalle elezioni presidenziali americane, è previsione fin troppo facile. Più complicato mettere dei punti fermi tra i tanti interrogativi sulla crescita dell'economia mondiale, petrolio, dollaro, euro, tassi ed inflazione. Quale sarà il loro andamento nel 2008 e che impatto avrà sui consumi la stretta creditizia innescata dalla crisi dei mutui subprime che sta rendendo ovunque più difficile l'accesso al credito? Domande fatte a Paul Sherd, Global Chief Economist di Lehman Brothers, l'economista che dal suo ufficio newyorkese sulla 7ª Avenue guida uno dei più prestigiosi uffici di previsioni macroeconomiche al mondo, il quale in sintesi ha detto che è stato un anno di rallentamento generale sul quale pesano le crisi del mercato immobiliare e dei subprime. La restrizione del credito bancario farà calare i consumi. Prevarranno scelte prudenti nell'investimento finanziario, uno scenario poco confortante ma non drammatico.